Cioè, abbiamo una latitanza delle istituzioni che è grave, ma molto grave. Sì, allora, ci sono poi due cose che danno da dimostrare come ci sia decisamente del marzo al di là dell'Oltretevere. E io prendo sempre dal Corriere della Sera, del appunto domenica 29 ottobre, una questa notizia. Il trafitto dice: dall'Australia al Giappone, nessuna nazione del globo sembra immune dalla piaga. L'arcivescovo di Melbourne è costretto a risarcire un ex chierichetto stuprato da padre Thomas O'Keefe negli anni 60 nel corso di riti satanici, durante i quali perso la vita almeno tre suoi coetanei. Anche in questo caso è stata la stampa a denunciare la setta di preti dedita al culto satanico a base di sesso e di omicidi. Cioè, il satanismo era fatto da preti. Mettiamocelo ben chiaro, questo. Non dei satanisti, ogni tanto il coglionazzo di Bisetto va in giro farneticando a destra e a manca. Sono i preti che hanno praticato riti satanici per i loro appetiti sessuali, chiamiamoli così. E che questi riti satanici fossero soltanto cattolici, dato il semplice fatto perché questi tre ragazzi morti, non i 20 ragazzi di Don Benzi sacrificati a Satana in Italia, ma questi sono bambini reali, purtroppo. E disse chiaramente che la Chiesa, appunto, la diocesi di Melbourne hanno dovuto pagare il conto, il che significa che rispetto a questa setta satanica all'interno della Chiesa cattolica, che ha provocato tre morti, non era certo ostile, contraria, ma era nello spirito della Chiesa. E lo significa che quando si parla di quando i satanisti vengono dipinti dai cattolici, significa che dipingono le loro perversioni, i loro desideri e quello che fanno. E io vi rileggo la notizia dal mio Corriere della Sera. Aperte virgolette, nessuna nazione del globo sembra immune dalla piaga. L'arcidiocesi di Melun è costata a risarcire un ex chierichetto stuprato da padre Thomas O'Keefe degli anni 60 nel corso di riti satanici durante i quali perso la vita almeno tre suoi coetanei. Anche in questo caso è la stampa a denunciare la setta di preti dedita al culto satanico a base di sesso e omicidi. E allora quando sentiamo gli allarmi di tipo di un certo Bisetto del Gris del CIRS, sappiamo in realtà quali sono i veri pericoli, che non sono quelli che lo denunciano, ma quello che la Chiesa Cattolica fa. Per quanto riguarda l'Australia, vi ricordo che